arrivata a Spilamberto mi sembrava di essere in un altro mondo, appunto il comune di Modena insieme alle associazioni di Modena, quindi le istituzioni, l'istituzione, no? Così come è riconosciuta, mi è sembrato di vivere, cioè di essere in un altro pianeta. Ho detto, ma sono in Italia, succede questo in Italia. La maggior parte di queste associazioni di Modena sono nate tanti anni fa, da gente che magari non necessariamente si occupa di questi temi, magari fa tutt'altro nella vita di tutti i giorni, e il fatto che il comune riconosca l'impegno del volontariato è un qualcosa che va preservato, va protetto. La maggior parte dei progetti che di solito vengono realizzati durano 2-3 anni, quindi magari uno pensa, cosa dici di nuovo, cosa puoi dire in più? Non è tanto quello che puoi dire in più, ma quanto l'esperienza di chi vive questo corso che fa la differenza. Anche sviluppare durante il corso una sorta di coscienza critica, uno sguardo critico verso le cose, che si raggiunge sia attraverso le lezioni frontali per dare contenuti, contesti e quindi dare conoscenze. Però dall'altro lato c'è questo aspetto formativo che ha più a che fare con l'ambito dell'educazione non formale, che è quella in cui tu ti cali nelle situazioni, e ce n'è un ulteriore altro di laboratorio che è quello in cui ci si prepara al viaggio, e quindi si ha un momento, diciamo, più introspettivo in cui comprendere quelle che sono le proprie personali aspettative, come si va incontro all'altro, in che modo lo si fa, e quindi qualcosa di molto più anche personalizzato e profondo, che sicuramente è un aspetto importante da tenere in considerazione quando si vuole andare verso l'altro. E il fatto di stare insieme, di vivere insieme, di condividere, sicuramente ti prepara molto di più a vivere poi l'aspetto di anche piccola comunità nel momento in cui sei all'estero. Gruppo degli amici di Follerò, ci eravamo chiamati così, era un gruppo senza statuti, aveva solo 3 parole da rispettare: testimonianza, disponibilità e non violenza, in onore dei padri fondatori, di quelli ai quali ci ispiravamo. Avevamo eletto Don Milani come il nostro maestro più vicino. Qua, se la cosa va avanti, sarà il caso che ci mettiamo anche in piedi 4 pietre. Allora vado da un amico che era il presidente della cooperativa e mi mandò qui una squadra di muratori e mi fecero il grezzo. Fa, met fappo solo il grezzo, eh? Visto che ti sei impredere di lavorare, resta il fai potè. Overseas perché è una realtà con le sue particolarità, le sue difficoltà, il suo modo di essere un po' fuori dal tempo, comunque insomma riesce e sintetizza una roba che non è difficile trovare da altre parti. Secondo me quello che un po' ti dà questo posto, e quindi il corso, essenzialmente è la carica, l'energia di continuare a credere nelle piccole cose, che solo nei gesti quotidiani. Mi accompagnarono a vedere questo strano posto. E quando ho raggiunto, tra virgolette, la maturità del lavoro, della certezza di quello che volevo fare, cioè la maestra della scuola primaria, è ritornata nella mia vita, ed è stato, come dire, come una enorme finestra che si è spalancata sul mondo e mi ha fatto andare lontano, con i piedi qui, ma con la conoscenza, le relazioni, i viaggi che ho fatto lontano. Ed è poco alla volta diventata una parte insostituibile della mia vita. A vedere
tante prospettive, non solo la prospettiva positiva, bella del volontariato o del mondo della cooperazione, ma comunque pone tutto sotto una prospettiva critica. E il fatto di rendersi conto delle ombre oltre che delle luci è molto utile. Il corso, diciamo, definiamolo veritiero, che non ti presenta la cooperazione come tutto rose e fiori. La cooperazione rimane una bella cosa, sicuro, però non mi devo aspettare di andare nel paradiso terrestre. Decidere che tu spendi del tuo tempo e lo regali a un altro, io penso che prima di tutto fa bene a te stesso. Ed è questa cosa, deve formarsi in te, quindi è un mondo che ti educa a questo, ti farà una persona migliore, ma prima te, e poi farà un pezzettino meglio di questo mondo che non ci piace. È stato un po' l'inizio di un percorso comunque, perché ho fatto 3 mesi di stage in Brasile, successivi legati al corso. L'anno dopo sono partita per un anno di servizio civile in Perù. Li ho girato, ma alla fine sono tornata sul territorio, anche questa è stata un'esigenza e sono molto contenta in realtà di aver capito che è più importante poi al di là del luogo quello che si fa e quello, le esigenze interiori che si sentono si possono sviluppare in vari luoghi. C'è un momento in cui ognuno di loro si rende conto che l'intuizione iniziale che li ha portati a presentarsi al corso, fare la selezione, c'è un momento in cui questa intuizione loro vedono che era reale e quindi si rendono conto di questo percorso, del senso del percorso che stanno facendo e cominciano ad avere una consapevolezza della loro scelta. E questo secondo me è il momento in cui proprio è il momento che ti arricchisce di più. Io credo anch'io che l'errore sia quello di pensare al volontariato come qualcosa che uno fa nei confronti degli altri per sentirsi tranquillo o per... Penso di non aver mai visto una situazione in cui ti capita di fare qualcosa come volontariato e non tornarne pieno e ricco. Ricordo quando abbiamo fatto questa esperienza sulla rotta balcanica nel 2015, ricordo un'intervista appena rientrato in una qualche TV locale e mi chiesero: ma non hai avuto paura? Ma nella mia ignoranza mi è venuto da rispondere: sì, ho avuto paura il lunedì mattina a far colazione al bar a Formigine, lì ho avuto paura. Perché effettivamente quando torni da una situazione del genere in cui vai per far volontariato, per fare il fotoreport, per fare quello che vuoi, che in cui credi, convinto di andare là a fare del bene, in realtà torni con un'energia che quando sei partito non avevi. Quindi la paura io ce l'ho quando poi torno con questa energia e sento i soliti discorsi. Quello lì mi fa paura. Quindi fare volontariato è un'opportunità che ti permette di vivere meglio dove vivi, dove sei, stare meglio dove sei e ti permette anche di capire qualcosa in più di quel che ci succede intorno. Allarga lo sguardo. Invece è molto necessario che queste esperienze siano comunicate. Un vecchio adagio diceva che mediamente una persona incontra e parla con altre 20 persone tutti i giorni. Se nella sua comunicazione con queste 20 persone mettesse in comune quello di cui ha parlato con le altre 19, il buono che c'era dentro, le cose positive che ha trovato con le altre 19, il mondo andrebbe senz'altro meglio. Time to return.